Buongiorno da TG Veneto News 24. Le varianti del coronavirus fanno paura, quella inglese in particolare, e le regioni fanno una sorta di corsa in autonomia per i vaccini. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, rilancia l'intenzione di acquistare in autonomia i vaccini. Alla regione sono arrivate due proposte, una per 12, l'altra per 15 milioni di dosi. Secondo quanto fa sapere il presidente Zaia, è già tutto nel tavolo del commissario straordinario Arcuri e spetterà proprio al Ministero e al commissario per l'emergenza valutare se la trattativa potrà andare avanti. Incidente mortale stamattina a Zugliano, nel Vicentino, all'altezza degli impianti sportivi del paese. Per cause che stanno accertando i carabinieri, un camion ha travolto e ucciso un ciclista. La vittima, di 52 anni, residente a Marano Vicentino, per lui inutili i soccorsi, sotto shock l'autista del mezzo, un 53enne. È arrivata anche a Venezia un'operazione antidroga dei carabinieri del Comando Provinciale di Roma. 33 gli arresti, sgominata un'organizzazione dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Gli arresti in 4 regioni, tra le accuse anche quella di estorsione aggravata dal metodo mafioso. La Guardia di Finanza di Rovigo ha sequestrato nel Polesine, in 2 negozi gestiti da cinesi, 900 articoli di carnevale, tra costumi, maschere, giocattoli, bombolette, spray, tutto irregolare. Secondo i controlli delle Fiamme Gialle, parte della merce esposta era senza la marchiatura CE. Stamattina non si segnalano code al Brennero a causa dell'obbligo di tampone per i camionisti diretti in Austria. Sta funzionando il filtraggio della polizia stradale ai caselli lungo l'autostrada del Brennero. Il traffico è comunque piuttosto intenso nel tratto tra Nogarolo e Rocca e Verona. Fin da questa mattina si segnalavano tra i 4 e i 6 chilometri di coda. Vi ricordo alle 13 l'appuntamento con Vietato Tacere, mentre adesso la linea torna agli amici di Viva la Musica. A più tardi.